volevo chiarire giusto, no, era giusto per chiarire l'episodio di domenica che c'è stato alla mia sostituzione. Ho fatto un gesto, purtroppo che non si fa, non è il mio costume farlo, non l'ho mai fatto nell'arco della mia carriera, quindi ho sbagliato, assolutamente questo è innegabile, però è stato un gesto che ho reagito distinto così, preso anche dal nervosismo della partita. Ci tenevo a fare bene perché era da tanto tempo che non giocavo, quindi ho sbagliato, però ho già chiarito tutto, ho chiesto scusa già all'allenatore ieri alla ripresa degli allenamenti, ho chiesto scusa alla squadra, ai miei compagni, chiedo scusa pubblicamente anche, visto che ci siamo, a tutto l'ambiente Parma, e quindi sicuramente è un episodio che non capiterà più, è un capitolo chiuso e adesso pensiamo alla squadra, pensiamo a fare bene e che c'è ancora tanto da fare. Bene. Questo partiamo con le domande. Comunque sia, ieri sera Colombo ha dimostrato che alla fine ti ha perdonato perché ha detto che è stata lo stesso un'emozione, quella che aveva provato appunto in quel modo lì. Forse il modo più simpatico per chiuderla. Sì, no, ma io con il mister non ho assolutamente niente, non ho mai avuto niente, anzi c'è sempre stato un rapporto di stima reciproca. Poi è normale un momento di nervosismo sia da parte mia che da parte del mister, ci siamo fatti prendere un po' dalla cosa che ho sbagliato assolutamente, quindi questo già l'ho detto, però giusto con il mister non ho assolutamente niente, è nata lì, è finita lì, e infatti anche dopo la partita non è successo niente, ci siamo subito chiariti. E basta, adesso pensiamo alle cose positive che arriveranno. Anche perché quella mossa lì avrebbe potuto farla anche prima, cioè senza mandarti in campo, mettere subito Modesto e magari rimanevi in panchina. Alla fine della fiera lui invece ha avuto fiducia in te e ieri ti ha anche definito vice Giovinco. Adesso non sappiamo bene quali saranno le condizioni della formica atomica per la prossima partita, però ti candidi per un posto, visto che ormai. Sì, no, io sto bene, io sto bene. Non so ancora Giovinco come sta, però io lavoro per me, mi sento molto bene finalmente dopo tanto tempo, dopo tanti mesi fuori, adesso sto lavorando con continuità già da un mese e mezzo, così mi sto allenando sempre molto bene, la forma cresce sempre di più perché con lo staff dei preparatori si lavora molto bene, io mi sento molto bene sia fisicamente che mentalmente. E questa è una cosa importante perché sento che c'è fiducia sia da parte dei tifosi, della società e da parte anche dei miei compagni. Quindi io sono pronto, se dovesse essere domenica o non lo so, comunque io sono pronto. Si avvicina tra l'altro anche il mercato di gennaio, da queste parole mi pare di capire che tu abbia intenzione di rimanere a Parma e non di andare altrove. No, io non ho mai pensato di andare altrove perché io l'anno scorso ho fatto. Ora non so, 7-8 partite ho fatto 3 gol, quindi non è per vantarmi o cosa, però io vorrei almeno giocare un tot di partite nel Parma per poter dire se devo rimanere o devo andare via, ecco, e vorrei essere giudicato. Se io sono arrivato qua è perché dalla parte della società, dal presidente, al direttore, al mister, tutti hanno puntato su di me. E io vorrei adesso ripagare questa fiducia che mi è stata data. È normale giocando, non vorrei andare via nemmeno senza aver giocato. Ecco, questa è la cosa più brutta che si fa. Ma io non ho mai pensato di andare via, anzi, sono molto motivato a fare bene adesso e è arrivato il momento giusto. Senti, hai parlato dei gol, in effetti è un po' il problema del Parma, perché fa gol Giovinco e nessun altro, perlomeno. Qualcun altro ha fatto dei gol, ma non gli attaccanti. Solo Biabiani, diciamo, degli uomini in avanti, ha fatto gol. Secondo te c'è un problema di attaccanti che fanno un po' fatica a trovare la porta, c'è un problema di gioco, c'è un problema anche di fortuna, di episodi, qualche palla? Diciamo che ci sono stati vari episodi che non ci hanno favorito tanto, pali, traverse, anche qualche miracolo dei portieri. Io penso che se analizziamo, io sono abituato ad analizzare le partite, ogni partita che abbiamo fatto ci sono sempre state quelle 3-4 occasioni da gol e non c'è mai stata una partita, anche contro il Palermo che è finita 0-0,
sono sempre state quelle 3-4 occasioni da gol che abbiamo creato, e che una squadra quando crea occasioni poi ci sta che non fai gol per un episodio o per sfortuna o per la bravura del portiere, però l'importante è creare le occasioni, quello che dice il mister, noi dobbiamo crederci, magari un momento, poi capita che magari fanno gol o centrocampisti o magari difensori, però poi arriva il turno degli attaccanti. Io penso che però l'importante è creare delle occasioni, sarebbe un problema se queste occasioni non si creassero più, ecco. Parlando di attacco, è entrato Flocker, e se tu dovessi giocare probabilmente faresti coppia con lui. Vi sentite una coppia assortita? Ti senti? Perché lui è molto tecnico, cioè anche tu sei molto bravo tecnicamente, quindi sarebbe un attacco di qualità. Sì, con Sergio ci conosciamo già dai tempi del Genoa, quindi lui è predisposto più a giocare la prima punta, io la seconda. Ma io ho fatto anche altri ruoli, ho giocato come esterno, quindi mi so adattare molto bene, quindi non è un problema. E quindi niente, con Sergio ci conosciamo bene, non c'è assolutamente, ci completiamo bene, ecco, quindi va bene così. Domenica arriva il Lecce, ultima in classifica, peggior difesa. Quali possono essere le insidie di una squadra che si presenta così, ecco? Le insidie sono tante, innanzitutto nelle partite di Serie A le insidie ci sono sempre, e non perché si chiami Lecce o perché è una squadra che magari può essere più in basso o più in alto in classifica, può essere che non è una partita facile non sono mai le partite di Serie A, l'abbiamo visto l'anno scorso, il Lecce è venuto qua in casa nostra che hanno portato via 3 punti dopo che abbiamo dominato il tutto. Le insidie sono proprio queste, non prendere la partita sotto campo assolutamente, preparata nel migliore dei modi, perché secondo me il Lecce, nonostante tutto, io l'ho visto la partita di domenica contro la Lazio, ha fatto una grandissima partita, quindi è una squadra in salute, con un allenatore nuovo, è una squadra che sta molto bene fisicamente e che ha anche tante occasioni da gol, è molto tecnica anche, quindi secondo me è una buona squadra che sicuramente arriverà a Parma con la voglia di portare a casa dei punti, perché hanno bisogno, però noi da canto nostro abbiamo bisogno di vincere anche noi, perché faremo un salto in alto molto importante. Hai parlato di cambio allenatore, quanto può preoccupare questo cambio, ecco, l'ambiente in generale? Vi spaventa un po' il fatto che ci sia una forza nuova, delle nuove idee, una voglia di riscatto? No, vabbè, il cambio dell'allenatore forse ha dato una scossa, una mano anche psicologica a loro, forse, non lo so, questo poi è l'ambiente che non conosco, quindi non posso esprimermi su questo, però sicuramente noi ci aspetteremo una squadra che verrà qua, che proverà in tutto e per tutto a vincere la partita, perché ce l'hanno, perché sono vivi e non è una squadra morta, ecco, quindi ci aspettiamo proprio questo, e infatti la stiamo preparando nel migliore modo. Senti, tu soprattutto per problemi fisici hai dovuto vedere, no? Fare un po' da spettatore come noi a questa prima parte di stagione. Quando c'è stata questa polemica sulla mentalità, sul fatto che il Parma forse non riuscisse a fare quel salto di qualità, ecco, facendo parte della squadra, ma anche vedendo quello che succedeva, tu come l'hai vissuta? No, io penso che questa squadra, da quando è arrivato il mister, la mentalità è sempre stata buona, perché noi abbiamo fatto tante anche partite fuori casa che ce la siamo andate a giocare, poi magari che non sono arrivati i risultati, questo ci può stare, perché giocare fuori casa, si sa, è diverso che giocare in casa, pubblico a favore, tutto è normale, però io penso che in questo stiamo migliorando proprio come spirito di andare fuori casa, anche domenica a Cagliari ce l'abbiamo messa tutta per poter vincere la partita, abbiamo avuto anche qualche occasioncina per portare a casa i 3 punti, ma non è mai facile vincere fuori casa, si sa, è uno sforzo sicuramente maggiore di fare la partita perfetta, però io penso che siamo sulla buona strada, siamo sulla strada giusta e ripeto, questo è un campionato molto equilibrato, se perdi una partita vai in fondo, se ne vinci una vai su, quindi noi siamo in una posizione adesso intermedia che se domenica dovessimo fare i 3 punti facciamo un bel salto di qualità. Altre domande? Grazie.